Ed eccoci qui, signori, come promesso, direttrice di Diva e Donna, Daniela Cattaneo. Grazie. Buongiorno a tutti. Intanto, Daniela, volevo ringraziarti per essere qui con noi e per dare questa possibilità a un paese come il Kenya di farsi un po' conoscere. Ecco, anche se poi in realtà lo conoscono in tanti, però con una persona di spessore, di livello come te, che dà molta importanza a tutto il Kenya in particolare. Entriamo un po' nel vivo, nel vivo. Mi fido. Ragazzi, io sono emozionato, credetemi, cioè, lo dico di cuore. Ex direttrice di Vogue Spagna, adesso direttrice di Diva e Donna Moda Italia. Gran personaggio. Perché il Kenya? Il Kenya non è la prima volta, confesso. Nel 2018 con Andrea, e nel passato sono stata in Kenya più volte con una sensazione di bello ma non definito. È come quando vedi un uomo che non capisci bene se lo puoi amare o meno. Io mi sono sentita così col Kenya nelle volte passate. Quest'anno è stato un caso, e io credo moltissimo nel caso della vita. Poi Andrea disse: cosa ne dici? Ci sono degli amici in Kenya, organizziamo, andiamo lì. Per me il Kenya rappresenta un appuntamento importante quanto l'India, come valore specifico di cultura, di emozione, di sentimenti, di vibrazioni. E anche in India ci sono state tante volte. Anche lì è stato un amore che è maturato lentamente. Non è stato l'amore a prima vista. Io non credo che l'amore a prima vista sia ci si possa fidare del tutto. Bisogna sempre tenere un margine di sicurezza, un paracadute. E il Kenya è stata la stessa cosa. Per cui Andrea dice: andiamo da questi amici. Ok, riapriamo questa casella, facciamo ripartire tutto, mettiamoci dentro tutta la nostra creatività. Quindi abbiamo abbinato, diciamo, l'utile al dilettevole per riassaporare ripartire con una nuova sperimentazione, una nuova sensazione, nuove emozioni. Non mi sono portata nessun preconcetto, nessuna nostalgia. Proprio scattando vicino ad Andrea, che ho lentamente verbalizzato esperienze che avevo vissuto precedente, ma poche. Per cui è stato un viaggio, direi, puro. Bello. Quindi mi è piaciuto entrare poco per volta con incontri, sensazioni, emozioni diverse. Molto bello. Che hanno poi appagato la nostra emotività. Proprio perché di giorno in giorno abbiamo scandito nuove immagini, nuove atmosfere, nuove sensazioni, addirittura sconvolgendo anche un programma, perché dovevamo andare in un luogo e poi abbiamo, all'ultimo momento, per una situazione così, credo sempre nelle buone stelle, per un'occasione strana, abbiamo cambiato di colpo e abbiamo fatto centro. Un lato positivo e un lato negativo di questo paese. Hai notato una parte bella ma anche una parte brutta? Parte brutta è il perché dispiacere, bello dire le cose belle sono belle, però magari c'è anche il dispiacere, il dispiacere di vedere tante cose belle che potrebbero essere apprezzate di più. Ecco, il modo non lo conosco perché io mi occupo solo di moda, però il vedere tanto amore qui, tanto, io ci vedo tanto amore, e però la mancanza di qualcuno che metta un po' più che dia più possibilità a tutti di vedere questo amore. Posso dire che è molto profonda come sentimento, come sai, le stelle sono più vicine al Kenya che in qualunque altro paese del mondo, sarà una ragione. È vero. Dove vedremo le foto? E allora, ecco, e allora cosa è successo? Abbiamo da Milano, un freddo terribile, abbiamo cominciato a preparare questo viaggio con la nostra immaginazione, ho preparato 5 servizi, sì. 4 con Mariangela, che avete già conosciuto, sì. nel tuo programma.
e Mariangela è stata anche quella, un fatto che ci è arrivato così, arriva sempre tutto da Dio. Lì un'occasione, perché io non conoscevo Mariangela, Andrea sì, io l'ho vista attraverso delle foto e la sua bellezza non è stata soltanto quella esteriore ma anche quella interiore. Vero. Per cui è stata anche quella un'occasione speciale, perché la modella in una fotografia dà l'anima. Certo. E io non lavoro anche sul suo corpo, sulle sue proporzioni, sulle sue espressioni, e Mariangela è stata grande interprete. E da lì ci siamo preparati 4 servizi moda che usciranno uno ad uno tra maggio, giugno e luglio, ambientati con degli stili, perché ricalchiamo ovviamente quello che i nostri stilisti internazionali hanno dettato come tendenza per la primavera estate, e abbiamo concluso un servizio che credo sarà forse il primo ad uscire, un servizio con i bambini. Quindi non ci è mancato nulla in questo viaggio. Benissimo, grazie. Grazie a voi. Grazie di cuore. Vedrete su Diva e Donna Moda l'articolo insieme a tutte le fotografie fatte dal grandissimo fotografo Andrea Varani. Saranno ben ogni uscita di queste 5 uscite settimanali, saranno ben 20 pagine di moda dedicate circa. Grazie. A voi. Un saluto a tutti gli amici di watamokenya.net e malindikenya.net, e ci vedremo alla prossima intervista con nuovi protagonisti e grande emozione. Viva il Kenya! Grazie, ciao!